E signori miei carissimi, ben ritrovati sul canale col Resident Evil. Per oggi siamo qui con la modalità extra, i sopravvissuti fantasma. Partiamo un attimo dal principio. Questo incipit io ve l'avevo già fatto, vi avevo già salutato, avevamo già iniziato, avevo già discusso di alcune cose. Poi sono morto, con appunto la vita continua, a parte con il signor Kendo. Sono morto. Durante la mia prima try, diciamo così, e fantasticamente la clip è diventata fantasma come i sopravvissuti. Non c'è, quindi riprendiamo qui, vi ripeterò le solite cose. Ah, una cosa, mentre ho fatto la prima partita, cosa che mi ha fatto notare solo il momento di sblocco di questo accessorio, appunto questa schermata con gli accessori per il personaggio. Ma che cazzo è l'uomo tigre? Madonna. È l'uomo tigre. Mettiamo l'uomo tigre, via. Signor Kendo merita di essere l'uomo tigre. Ragazzi, eccoci qua. Allora, ne abbiamo parlato un po' nei commenti. A voi non sono piaciuti quasi per nulla questi DLC. Almeno ad alcuni di voi. Sostanzialmente anch'io speravo che avremmo potuto vivere un qualcosa basato sulla storia, sulla completezza di quelle che possono essere delle piccole trame che si vanno a intrecciare con la storia principale di Resident Evil 2. Non è così, diciamo che appunto questi DLC sono dei time attack con delle sfide, mettono delle cose un po' strane, un po' diverse. Intanto andiamo a leggerci questa introduzione per la fase con Kendo. Inizia ora una storia di un futuro mai arrivato, la storia di una notte che Alba mai ha veduto. Sembra che dobbiamo, mamma mia, vivere la Divina Commedia, invece, vabbè. Mentre fissava il piccolo corpo senza vita, Robert Kendo puntò a sé il fucile, ma il rumore improvviso della radio lo fece sussultare, il suono di una voce familiare. Robert, amico mio, ti prego, rispondi. Sono riuscito a trovare un elicottero con cui andarcene da qui. Raggiungimi al più presto. Che razza di testardo, niente gli avrebbe fatto cambiare idea. Perdonami, Emma, papà deve andare. Roba si alzò, la vita continua. Ok, punto. Due diapositive cazzone, quattro righe, e questo è il massimo di racconto che possiamo arrivare ad avere in un DLC del genere. E capisco che l'uomo tigre, l'uomo tigre, Kendo contro il male. Capisco che possa un po' far storcere il naso. Però vediamo una cosa qui. Trascrizione chiamata via radio. Qui l'agente Mills, quartier generale, rispondete. Qui QG, qual è la situazione? Volevo incontrare Mr. Mort. Ci sono dei nuovi mostri. A questi bastardi brillano gli occhi. Io inizialmente qua pensavo avremmo incontrato i Crimson Head. Fortunatamente non è così. La versione degli zombie del Resident Evil 1 remake erano cattivissimi. Vabbè. Il mio collega lo ha abbattuto sparandogli a bruciapelo. Lo stronzo è morto, ma ha rilasciato una specie di fumo viola. Merda. Mantieni la calma, gente. Quel fumo lo ha avvolto completamente. Ora non riesce a smettere di tossire. Fa fatica a respirare. Ma che cazzo sta succedendo? Il gas PZ non avrebbe dovuto sistemarli. Mantieni la calma. Attualmente siamo in attesa di conferma dal centro ricerca e sviluppo dell'Umbrella. Chiudi quella cazzo di bocca. Quel gas c'è qualcosa che non va. Invece di uccidere, li sta trasformando. Ok. Questa qui sembra un po' una cazzatina. Intanto qua c'era un Mr. Raccoon d'oro. Fantastico. Che abbiamo demolito. Allora, intanto non ci siamo neanche un po'. Questa cosina, vi dicevo, sembra una cagatina buttata lì tanto per giustificare quei nemici che andremo a incontrare. Però, effettivamente, nel classico, sta storia del gas veniva toccata. Nel senso che tu, quando arrivavi nel gioco B di Leon o di Claire al Nest, se avevi fatto certe scelte nel gioco A, il gas veniva rilasciato, sto gas qui, e quando i nemici venivano a contatto con sto merdo, dai, vai giù, Cristo, a parte che alcuni li sciotti, altri no. Quando venivano a contatto con questa roba, loro praticamente diventavano più forti e quindi veniva giustificata la presenza di Licker, la versione verde, che era più potente, o
delle piante col bulbo rosso, anch'esse molto più forti. Cosa che nel remake è totalmente sparita. No, 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 non mi avvelenare, bastardo. Ed è un peccato, perché era una meccanica simpatica. Vabbè, purtroppo nel remake già anche la base di quello che è Resident Evil 2 classico. Qua c'è il mio amico che non si capisce come mai abbia un lanciafiamme sulle spalle. Però ce l'ha, rendiamo grazie al Signore che ci aiuta a far pulizia. Dopo vi dico dov'è che sono morto. E niente, la meccanica base del classico, che era appunto l'intrecciare il gioco A al B, il gioco A di un Leon con il gioco B di un di una Claire, era una cosa appunto molto molto importante, che ti faceva capire appunto dover ben valutare le scelte da fare. No, però se ti prendo al volo devi crepare, non ti sono corso incontro. Muori, stronzo. Ok. Dovevi morire prima, comunque. Godo. E niente. Sono andate perse molte di queste scelte, di questi intrecci, purtroppo. No, vai, ascolta, vai a cagare te la pistola. 4 colpi. Questo qui c'ha l'armeria. Fucile modificato. Tiene 4 colpi, così. Mistero della fede. Va bene. Facciamo su attenzione, ma non c'è problema perché comunque è tarato sul normale. Questo è un altro nemico simpatico che... Ok. A volte crepano con un colpo. Molto bene. È lo scout. Lo scout ci regala dei fantastici oggetti che noi andiamo a rubare malamente. Ok. E siamo molto felici di ciò. Allora, io qua correrei. Via, 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 via. Grazie, dai, dai. Uno. Vai, uomo tigre. Due. Tre. E questo lo dobbiamo uccidere. Ok. E via il China. Vai così. Sì, ok, questa è un'ottima scelta. Sono cose... qua prima mi ero sbagliato, ero andato su, quindi andiamo direttamente giù, perché là è chiuso. Qua c'è mio cugino. Queste sono macchinette fantastiche, che ti danno le cingomme. È il Mr. Raccoon. Resapli, ok. E puoi scegliere una roba. Io adesso mi prendo questo. Facciamo così, anche perché dopo ne avremo una rossa. E che è qua. Però io prima ho sparato da sopra al tipo con lo zaino e gli altri non si sono svegliati. Lo zaino, quando è caduto, che lui è morto, però si sono svegliati tutti. Io adesso provo a fare il furbo. Bene, non puoi. Dai, 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 up. Oh, mamma. Manca avvelenato sto frocio, maledetto. No, aspetta! Porca troia, lo zaino l'aveva sganciato. Adesso torno su io. Mi serve la... non puoi tornare su, ma Dio Cristo. Vabbè, niente. Speriamo sia qui la rossa. Ok. Vorrei curarmi, solo che sono malato. E quando sei malato non spari. Vedi? Non puoi far niente. Dai, Chine. Madonna, sta telecamera. Oddio. Perché vai di là anche tu? In gran carriera. Guarda che figlio di troia. Si vuole unire ai suoi amici bastardi. Lì dovrebbe esserci la pistola elettrica, quindi... No, ragazzi, mi curo perché mi sono rotti i coglioni, veramente. Cioè, non ce la posso fare. Cioè, che tra l'altro è anche una merda sto fucile. È veramente una merda. Oh,
Dio Cristo. Oh, mi sto incazzando. Crepa, Dio santo. Che cazzo è? Madonna. Quanto ti ci vuole per crepare? Manco posso caricare dal menu, che è una roba veramente asfissiante. Dai, uomo tigre, ti di duro. Allora, qua c'è un pezzo di me. Che in teoria però se ha l'occhietto. Abbiamo lo scudo, quindi non dovrebbe avvelenarci. Però se ha l'occhietto fuori... No. No. Questo è proprio fatto per romperti le palle, perché tu... Ah, merda, non siamo andati alla macchinetta, però. È una stronzata. No. Questo da dove arriva? Mi spieghi da dove cazzo arriva? Sto faccia di merda. Io ci vado lo stesso, però guarda. Lo chiedo al resapli. Non me ne frega niente. C'è una granata. Io me la prendo. No, sta arrivando il merdo. Fammi passare, eh. Vai, cancu... Ciao. Affamoc. Ci danno pochi colpi, però, eh. C'è un altro resapli, ma no. La modalità buttata così, vabbè. Effettivamente anch'io sono dell'idea che magari potevano, non so, metterci. Sei esplosivo tu o sei zaino? Non arriva neanche i colpi. Light in Oak. No, dammi questo. Madonna, beh, che non arrivano. Madonna dei baveri. Epa. Eccolo qua. Il mio amico. Sapevo che c'eri. Tu mi dai questo. Poi facciamo così. E poi mi dai questo. E poi mi dai questo. Facciamo così. Così. E così. Datevene a fanculo. Tu hai beccato l'esplosione. Muori. Godo. La granata me la tengo per il posto, se ci arrivo, dove sono morto prima, perché veramente è una roba incredibile. Era una roba assurda, c'era pieno di gente. E poi secondo me non era distantissimo dall'arrivo, eh. Devo dire la verità. Qua non ho più... avevo molti più proiettili di pistola. Togliti! China di merda! Là c'è uno zainetto, l'ho visto adesso. Lo vado a prendere. Provo. Sperando che muoia. Con questa scossa. Ok, mi ha sganciato lo zaino. Sì, è morto. Via, gas. Bene, questo... Minchia! Ma è Natale, cazzo. Prima mi sono perso sta roba. Altrimenti... Beh, ma meglio così, perché sennò avrei finito il... Probabilmente sarei riuscito a finire la run. E perdendo tutto mi sarei incazzato ancora di più. Quindi... Un colpetto. Vabbè, ovviamente, non credo. No. Questi li ammazzate. Vai così. China. Ok. Allora, siamo vicini, eh. Entra dentro. Entra dentro, ciccione. Madonna, come ti muovi. Lo facciamo così.
Fulminata! Sinceramente non avrei disprezzato una bella modalità mercenaria io su questo remake, non mi avrebbe fatto schifo. Potete andare giù, pezzi di merda. Oh. Però ragazzi, vabbè dai, poi sono i primi DLC a questi, non è che magari qualcos'altro arriverà, ovviamente saranno forse cose a pagamento. Allora, io ero morto qui adesso. Fai così. Dai, 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 dai. Ok. Minchia, ma... lasciami, lasciami, ma che cazzo cadi, Kendo? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ma dove siamo? Sì, guarda, vedi? Ero arrivato, purificazione acqua. Ero morto lì, ma perché non avevo la granata? Ah, boh, finito così. Vediamo. Ok. Ok. Molto eccitante, molto eccitante. No, dai, veramente. No, dai. E vabbè. Lasciandosi tutto alle spalle, accessorio G e accessorio pecora. No, questi li dobbiamo vedere, ragazzi. Questi li dobbiamo vedere assolutamente. Pam pam parapà. Accessorio la tigre. E G cos'è? No, dai, ma che bello. Ma che bello. Pecore più montone nell'ariete, no? Beh, G è bellissimo. Ma tipo, io questi qua li posso usare anche per i prossimi, ad esempio con lei? No, li posso usare anche con lei? G, G. Guardala! La bocca è... bellissimo, bellissimo. No, dai, togliamolo. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ah, che dire, ma sì, non è che, oh mio Dio, sono incredibilmente sorpreso da questi DLC, perché sostanzialmente per un personaggio come lei mi sarebbe piaciuto capire, o magari lo capiremo, perché anche quelle poche righe che ti mettono, magari capisci come muore, perché sono cagatine, però è un'aggiunta in più, è gratuita, ragazzi, non possiamo nemmeno... discriminare troppo il lavoro che hanno fatto, perché alla fine, cioè, non abbiamo speso nulla. Io vi saluto e vi ringrazio. Il prossimo che registrerò ora, a PS4 permettendo, sarà appunto In fuga con la figlia del sindaco. Ciao a tutti, ragazzi.